Laudetur Jesus Christus, benvenuti su Radio Vaticana, Vatican News, per il consueto Angelus domenicale di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro. Federico Piana che vi parla e dall'altra parte del vetro Gustavo Messina. In collegamento telefonico con noi Don Terenzio Pastore, direttore provinciale dei missionari del Preziosissimo Sangue, con il quale commenteremo l'Angelus di oggi. E io do un colpo d'occhio perché la Piazza San Pietro, nonostante il freddo, è gremita di gente, persone che stanno in attesa di ascoltare il Papa Francesco, che arrivano da ogni parte del mondo. Tra qualche minuto noi vedremo dai nostri schermi stringersi la telecamera e ascolteremo le parole di Papa Francesco. Don Terenzio, stavamo dicendo che questo Angelus si svolge appunto nella terza domenica del tempo ordinario, domenica della parola, che il Papa ha voluto ardentemente, no? Dicevamo dei frutti della parola che si seminano, ma poi naturalmente poi possono essere i frutti possono essere visti dopo tanto tempo anche, no? Non dobbiamo essere attaccati per forza al frutto immediato, no? Beh, certo, diventa nel senso etimologico habitus, una abitudine, quella che mi porta giorno per giorno a non poter più fare a meno. Ecco, c'è chi non si sveglia al mattino senza un buon caffè, oramai fa parte della sua giornata. Ecco, noi dovremmo fare in modo che faccia parte della nostra giornata un tempo privilegiato per ascoltare la parola di Dio e per cercare, come ci dicevamo stamattina, di metterla poi in pratica, no? Di farla fruttificare attraverso la preghiera e l'azione. E io colgo l'occasione ancora per salutare le radio collegate in attesa appunto di Papa Francesco e dell'Angelus: Radio Luce Italia, San Benedetto del Tronto, Radio Nuova Trieste, in Blu Radio, Radio Condivisione Palermo, Radio Colbe Schio e Radio Toscana, delle radio che ci riprendono, ma sono anche altre che lo fanno tramite il sito vaticannews.va. Potete anche ascoltarci tramite streaming. Ecco, Don Terenzio, prima di ascoltare l'Angelus ti faccio un'altra domanda, se poi naturalmente puoi rispondere a questa domanda, che un po' mi lascia un po' interdetto tante volte, perché dopo aver lasciato le nostre cose dobbiamo avere il coraggio di seguire, cioè seguire il Signore. Questo l'ha ricordato il Papa, e anche qui tante volte siamo un po' latitanti, no? Permettimi questa cosa, Don Terenzio. Sì, perché abbiamo comunque qualche dubbio, no? Che quello che davvero abbiamo ascoltato possa essere ciò che effettivamente è il bene che Dio vuole per noi, ma in questo c'è un cammino di discernimento. Ecco, la bellezza di essere consigliati, ecco, di una guida spirituale, di un nostro consigliere che ci aiuta in questo, ma è anche la bellezza di sperimentare nel piccolo. Ecco, non parliamo soltanto delle grandi scelte di vita, per esempio l'invito che il Signore ci fa al perdono. Noi su questo argomento mettiamo tanti se e tanti ma, e il Signore ci dice: perdona, basta, punto. Ecco, questo perdono che lui fin sulla croce manifesta, e allora quella non può che essere una via da seguire, con la fatica che, soprattutto se abbiamo ricevuto o riteniamo di aver ricevuto delle offese, abbiamo dei rancori, è il nostro cuore che attraverso la parola viene ad essere modellato, no? Secondo il cuore di Gesù. Certo, Don Terenzio, ti interrompo perché tra qualche istante noi ascolteremo Papa Francesco, la finestra si è aperta e tra poco ascolteremo appunto le parole e la recita della preghiera mariana dell'Angelus. Ecco il Papa. Ascoltiamo Papa Francesco, intanto sta benedicendo la folla numerosa che è presente in Piazza San Pietro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo oggi narra la vocazione dei primi discepoli, quella di chiamare altri a unirsi alla sua missione, è una delle prime cose che Gesù compie all'inizio della vita pubblica. Si avvicina dei giovani pescatori e li invita a seguirlo per diventare pescatori di uomini. E questo ci dice una cosa importante: il Signore ama coinvolgerci nella sua opera di salvezza, ci vuole attivi con Lui, ci vuole responsabili, ci vuole protagonisti. Un cristiano che non è attivo,
che non è responsabile nell'opera dell'annuncio del Signore e che non è protagonista della sua fede, non è un cristiano. O come diceva mia nonna, è un cristiano all'acqua di rosa. Di per sé il Signore non ne avrebbe bisogno, ma lo fa, nonostante ciò comporti il farsi carico di tanti nostri limiti. Tutti siamo limitati, anzi peccatori, e Lui se ne fa carico. Guardiamo ad esempio quanta pazienza ha avuto con i discepoli. Spesso non comprendevano le sue parole, a volte non andavano d'accordo tra loro, per molto tempo non riuscivano ad accogliere degli aspetti essenziali della sua predicazione, per esempio il servizio. Eppure Gesù li ha scelti e ha continuato a credere in loro. Ma questo è importante. Il Signore ci ha scelti per essere cristiani. E noi siamo peccatori, facciamo una dopo l'altra, ma il Signore continua a crederci, a credere in noi. È meraviglioso questo del Signore. Infatti, portare la salvezza di Dio a tutti è stata per Gesù la felicità più grande, la sua missione, il senso della sua esistenza o, come dice lui, il suo cibo. E in ogni parola o azione con cui ci uniamo a Lui, nella bellissima avventura di donare amore, dare la luce e la gioia, si moltiplicano, non solo attorno a noi, ma anche in noi. Annunciare il Vangelo, dunque, non è tempo perso, è essere più felici aiutando gli altri a essere felici, è liberarsi da se stessi aiutando gli altri ad essere liberi. Annunciare il Vangelo anche è diventare migliori aiutando gli altri ad essere migliori. Chiediamoci allora: io mi soffermo ogni tanto per fare memoria della gioia che è cresciuta in me e attorno a me quando ho accolto la chiamata a conoscere e testimoniare Gesù? E quando prego, ringrazio il Signore per avermi chiamato a rendere felici gli altri? Infine, desidero far gustare a qualcuno, attraverso la mia testimonianza e la mia gioia, far gustare quanto è bello amare Gesù? La Vergine Maria ci aiuti ad assaporare la gioia del Vangelo. Angelus Domini, nunc abit Maria. Et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Udine ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ti angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna donaeis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, e Spirito Santo. Amen. Amen.
cari fratelli e sorelle, i prossimi mesi ci condurranno all'apertura della Porta Santa, con cui daremo inizio al Giubileo. Vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia e sperimentarvi la forza della speranza in Dio. Per questo iniziamo oggi l'anno della preghiera, cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera. La preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa, la preghiera nel mondo. Saremo aiutati anche dai sussidi che il Dicastero per l'Evangelizzazione metterà a disposizione. In questi giorni preghiamo specialmente per l'unità dei cristiani e non stanchiamoci di invocare il Signore per la pace in Ucraina, in Israele, in Palestina e in tante altre parti del mondo. A soffrirne la mancanza sono sempre i più deboli. Penso ai piccoli, ai tantissimi bambini feriti e uccisi, a quelli privati di affetti, privati di sogni e di futuro. Sentiamo la responsabilità di pregare e costruire la pace per loro. Ho appreso con dolore la notizia del rapimento ad Haiti di un gruppo di persone, tra cui 6 religiose. Nel chiederne accuratamente il rilascio, prego per la concordia sociale nel Paese e invito tutti a far cessare le violenze che provocano tante sofferenze a quella cara popolazione. Saluto tutti voi che siete venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo, in particolare i pellegrini della Polonia, dell'Albania, della Colombia, gli studenti dell'Istituto Pedro Mercedes di Cuenca, gli universitari americani che studiano a Firenze, il gruppo di quinceañeras di Panamà, i sacerdoti e i migranti dell'Ecuador, ai quali assicuro la preghiera per la pace per il loro paese. Saluti i fedeli di Massafra e Perugia, l'Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti e Formatori, il gruppo Scout Agesi di Palmi. Io auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E così l'Angelus di Papa Francesco. Avete sentito nel post Angelus l'indizione dell'anno della preghiera in vista del Giubileo prossimo e poi naturalmente le tensioni che ci sono ad Haiti con il sequestro di queste suore e anche altre persone. Il Papa ha detto preghiamo per la concordia del Paese e sostanzialmente anche come dire tutta la tensione che c'è in Terra Santa e anche in Ucraina. Il Papa sempre prega per la pace in tutto il mondo. 12:10, termina qui la radiocronaca dell'Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro, da Federico Piana, Laudetur Jesus Christus.